Cresce tra gli italiani l'insoddisfazione verso il sistema sanitario nazionale. Secondo un'indagine del Censis, uno su tre dichiara infatti che c'è stato un peggioramento nelle cure ricevute e la percentuale si alza al 45% tra i cittadini del Meridione. Se ne è discusso in Senato in una tavola rotonda voluta dall'Italian Health Policy Brief e promossa dall'Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Prevenzione e About Pharma. Istituzioni ed esperti di politica sociale ed economica si sono confrontati sul welfare italiano sotto lo stress test della crisi. Fra gli altri hanno partecipato il senatore Antonio Tomassini, presidente della Commissione Igiene e Sanità, e il presidente del Censis Giuseppe De Rita. Ad aggravare il quadro generale, secondo lo studio, ci sono le condizioni di salute delle donne, peggiori rispetto a quelle degli uomini, e un sistema pensionistico sempre più in crisi, che rischia di mettere in ginocchio un aspetto fondamentale dell'assistenza ai malati, le cure prestate dai familiari.